Devo giocare a elo basso perché sennò non riesco a concentrarmi. Se gioco al mio elo normale, non riesco a concentrarmi a parlare a macchinetta e a fare quello che devo fare. Anche quando facevo League of Learning una volta le facevo in normal addirittura. Allora, parliamo un po' del nostro amico Azir, l'imperatore. No, la Illusion non penso sia spagnolo, sai. O forse sì, non lo so. Vabbè, Spagna, Francia, so così. Sempre lingua latina, eh. Qualcosa di simile c'è per forza. È come il rumeno e l'italiano. Per esempio, il rumeno e l'italiano sono molto simili. Hanno parole molto simili. Vabbè, comunque, dicevo, parliamo del nostro amico Azir, che è il campione più difficile che c'è nella corsia centrale. Non tanto per le sue abilità, ma tanto perché, essendo che lui si basa tutto sugli auto, è come se fosse una di carry. E quindi si basa tutto sul posizionamento. Cioè, mentre tu autoattacchi, devi costantemente muoverti e riposizionarti per non. Cioè, non è che puoi stare fermo e fare. Se no ti pungono. E anche perché fare le sue combo, nonostante ne abbia tipo due, per chi si approccia subito, si approccia all'inizio al gioco, è difficile farle. Però è abbastanza avanzata la sua combo. Cioè, nel senso, non penso che chiunque guarderà questo gameplay le farà. O abbia bisogno di farle, però io ovviamente le farò, però per adesso. Allora, prima cosa, di solito su Azir si mette il Conqueror. Credo che sia la runa più usata o quella con il rate più alto, ma come per Ashe, stesso concetto. Il Flit secondo me è migliore, innanzitutto perché ti dà sustain in lane, che male non fa contro un assassin. Ti dà sustain, ti dà un po' quel picco di velocità di movimento che non fa male. E soprattutto da quando hanno cambiato la W di Azir, che adesso i suoi attacchi funzionano, proccano le cose on hit, e il flit è on hit, lo può proccare con i soldati ed è tanta roba. Quindi questo più o meno è il principio. Allora, all'inizio non abbiamo danni, ok? Azir è un campione che all'inizio vuole solamente farmare. Contro i melee è anche abbastanza facile, potete anche metterci un pochino ogni tanto, ma siccome non andremo a maxare Q, ma andremo a maxare W, la Q l'hanno nerfata parecchio tempo fa, e da allora è cambiato l'ordine delle sue abilità. Non andremo a poccare di Q. Non dico quasi mai. Vabbè, adesso sì, perché non posso farle fare sto trade da gratis. Questa era la sua combo base, comunque. Il cosiddetto Shurima Shuffle. Che si basa praticamente su: metti il soldato davanti, usi la E ti trascina verso il soldato, e utilizzando la Q, il soldato si trascina in avanti, e quindi questo risulta in te che vai a trascinare in avanti quel soldato. Questa cosa si usa sia per scappare, sia per ingaggiare. Poi con la R si concatena e diventa una combo ancora più avanzata. Poi dopo ve la farò vedere. Tipo, per esempio, se io adesso voglio. Oh cazzo. Vedete quello che ho fatto? Per voi sarà difficile farlo all'inizio, ve lo dico. Cioè, dovete farci molta pratica. Però se timate bene le tre abilità, vi lanciate proprio molto dentro. Infatti, se vedete, cioè da qua sono arrivato fino a qua. Qua ho dovuto fare sta roba. Ah, lei è andata back sicuramente. Allora, siccome è andata back. Ora tiriamo fuori tutti i soldati possibili.
Perché voglio andare back anch'io. Se rimango, le do occasione di uccidermi. Vedete, la wave, quando dovete andare via, questa è regola generale di chiunque, di qualunque campione. Quando dovete andare via, pushate sempre una bella wave sotto la torre del nemico. Allora, Nashor, primo oggetto. A me, come primo oggetto, piace prendere questo. Perché oltre a darmi AP, mi dà anche ability haste. Potevo anche mettere questo, però... Oddio, forse era meglio il record bow. Non lo so, a me piace questo. Allora, ve la faccio vedere... Lux, ok, ve la faccio vedere meglio come si usa sta cosa. W, E, Q. Praticamente quando con la E siete quasi arrivati al soldato, usate la Q. E vi distanziate il più a lungo possibile. Allora, adesso che ho preso sto oggetto e ho la Q al 3, io qualche pochino glielo faccio, eh. All eyes look to us. Allora, a livello 1 non ne valeva la pena, però adesso... Siccome lei è anche mini... Vedi? Un pochino di danno iniziamo a farglielo. Non troppo, ma... Quando avremo il dente di Nashor, ovviamente sarà... È il primo suo power spike e lì inizieremo a far male. Però Azir non ha bisogno di fidarsi. Se si fida è meglio. Ma siccome anche lui è un campione che iperscala... Devo andare ad aiutare. Mi sa che qua. Non avevo la prio. Non avevo la prio, quindi. Per me era difficile aiutarlo. The order is given. The will of Shurima. Ok. Devo scappare. Ma qua è successo un piccolo patatrack. Perché non ho visto bene, sono sincero. Ero un po' distratto a parlare. Non ho visto se Viego ha startato il drago senza prio bot. Io non avevo la mint sicuro. Quindi un pochino ha fatto una cazzata. An ally has been slain. Ma che fanno qua? Vabbè, piccola clown fiest. Sì, ogni tanto la ghicchia. Quando fate la combo ogni tanto la ghicchia. Perché League of Legends è fatto bene. Aspetta. Bravo che hai aspettato. My decree is made. Soldiers, onward! Shurima lives in me. Allora, in questo game possiamo osservare anche un'altra cosa. Loro sono completamente full AD. Vuol dire che non hanno danni magici. Noi volendo potremmo mettere, non adesso, però più tardi, tutte le scarpe contro gli autoattacchi. Tipo quelle che ha messo Aphelios. E io potrei mettere anche Zonia. Con quelle due cose arrivi tipo a 100. Vabbè. Allora, ovviamente qualcuno lassù mi vuole male e ho dovuto riavviare tutto il PC. Vabbè, non importa. Non è che ci siamo persi. Sì, è un bug del mio mixer. Non so perché. Non so perché faccia così ogni tanto. Beh, non è un problema. Tanto la laning phase ve l'ho spiegata tutta. Non c'era altro da fare. Adesso andiamo in mid game. Vi devo spiegare come funzionano i team fight. Ed è un po' no, non più complicato, ma quasi. Allora, la passiva di Azir è una passiva un po' strana. Praticamente quando una torre viene distrutta, voi ci cliccate sopra e ne create una temporanea. Questa torre temporanea ovviamente fa danno quanto la prima. Io non capisco perché i miei compagni di squadra se ne sono andati quando c'è letteralmente la mia passiva che... Cioè, ma che danno che sto facendo? Aspetta. Con mettendo la torre
praticamente forzate i nemici a... Forzate i nemici ad andare indietro su qualcosa che loro hanno... cioè capitalizzate su qualcosa che loro hanno perso e la mettete come vostra. In questo caso si può assiggiare, si può difendere, eccetera eccetera. Un modo forte per utilizzare questa passiva è in split. Azir è abbastanza buono a splittare. Ok. Innanzitutto perché abbiamo il teleport e poi perché abbiamo un escape e un wave clear abbastanza forte. Che succede? Quando noi andiamo molto avanti, tipo qua, e magari c'è da raggrupparsi mid, c'è da fare, non so, il drago, il baron, voi lasciate la torre qui e lei pusha da sola per voi. È un po' come avere, non so, la maiden di Yorick, tipo. Solo che è ferma. Ok, a posto. Allora, il baron è up. Infatti vedete, ora che ho di nuovo la passiva, quasi. Innanzitutto qua pusho come se non ci fosse un domani. Poi valuto, qua c'è da metterla? No, non serve a niente, perché siamo qua, vedete che siamo qua. Vado avanti, continuo. Uscio questa. Usciamo anche questa. Quando pushate, abbiate l'abitudine. Allora, quando pushate, abbiate l'abitudine di tenere un soldato dietro. Così, se qualcuno di loro arriva, voi utilizzate subito la E per tornare indietro e vi salvate subito. Allora, quello l'ho poccato abbastanza a morte. Visto? Soldato sempre dietro, voi state avanti. Se qualcuno arriva, e si scappa. Nessuno è arrivato. Visto? Ora ricallerò, metto la torre. Ora questa torre dovrebbe in teoria pushare due wave, a meno che non arrivino a distruggermela, ovviamente. There is no future without Shurima. In questo contempo io me ne posso andare a fare il blu. Allora, Shyvana ha preso la torre, ma non è importante. Lì c'è anche il drago. All eyes look to us. No, mettiamo una pink qua. Ora che c'è il baron bisognerebbe andare a guardare l'area qua attorno. Non dovrei farlo io. The ascended shall guide humanity to greatness. Però già che ci sono. Già che ci sono, rompo i coglioni, no? Non volevo che Lulu prendesse. Ah, guardate qua. Mi sono suicidato, ok, più o meno, però volevo farvi vedere sta cosa. Questa è una delle cose di Azir più forte che c'ha. Sono morto, non è un problema. L'ho fatto solo per dimostrazione. Praticamente quando volete ingaggiare, fate la combo che vi ho spiegato prima e ci mettete la R indietro. E boh. Se quello fosse stato la di Carry o Qiyana, sarebbe stato meglio. Ah, vabbè. Allora, vorrei infilarci un bel Rabadon qua dentro. Infatti aspetto. Però anche una Zonia. Considerando che Qiyana mi scoppia. Ciao. Emperor. Ciao. The order is given. Facciamo una bella Zonia. Shurima's legacy will endure. Viego? Buono. Facciamo questo?
Un'altra cosa bella di Azir è questa. Potete attaccare il Baron da qua dietro. In questa cosa, se arriva qualcuno dei nemici a volerlo rubare, lo spingete via di R. Super safe. Everyone will know the name Shurima. Super safe. Trust in me. Trust in me. Torre. Arise. The order is given. Qua la torre la metto per essere sicuro, perché sono da solo. Shurima ero da solo. Lives in me. My decree is made. Cazzo fa sto Nautilus? Kill. Okay. Madonna, ma Timo è 16-1. Ma come cazzo? Ma come ha fatto? Super Timo. Super Timo satanico. Vabbè, adesso il game è finito. Purtroppo sono dovuto andare a hack quei 5 minuti. Sono dovuto andare un po' a hack, ma vabbè. Gigi! A summoner has disconnected. Victory!